Stamattina ho detto facciamo polemica. Sì, stamattina sono proprio arrivato qui di fronte alla telecamera e ho detto vogliamo fare polemica. Perché? Perché questo è un paese fondamentalmente campato sulla polemica. Perché tu fai polemica in Italia e diventi o un politico o un personaggio famoso o comunque diventi qualcuno che comunque fa polemica e quindi viene idolatrato dalle persone. Allora a sto punto facciamo sto giochino pure noi, anche se non l'abbiamo mai fatto, e sfruttiamo quello che sto leggendo in questi ultimi giorni, che secondo me è la cosa più vergognosa degli ultimi giorni, perché parliamo di Muaz Ken. Ken, lo sapete, quest'anno ha avuto una crescita spaventosa, ha avuto veramente una crescita tecnica ed anche dal punto di vista, voglio dire, tattico spaventosa. Parlano da sé i risultati, nel senso Ken è stato marcatore alla Juventus, è riuscito a segnare alla Juventus, alla prima all'Allianz Stadium ha segnato, alla prima in nazionale da titolare ha segnato, quindi di conseguenza i media gli hanno dato quell'attenzione che qualche tempo fa non gli davano, giustamente, no? E quindi di conseguenza la gente si è scatenata, perché voi dovete sapere che basta essere un giocatore con determinate caratteristiche per attaccarsi, diciamo, addosso delle etichette un pochino poco lusinghiere. Salve a tutti ragazzi, sapete già chi sono, solamente i P10, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche. Muaz Ken viene giudicato come il collante che tiene unito l'Italia, viene giudicato come il nuovo italiano, viene giudicato come una sorta di cyborg innovativo dell'Italia, e secondo me tutto questo è profondamente razzista. Vi spiego il perché è razzista, perché se Ken fosse stato bianco nessuno avrebbe parlato di nuovo italiano, perché se Ken fosse stato bianco nessuno avrebbe parlato di collante che tiene unita l'Italia, perché l'Italia è un paese che con la situazione degli immigrati sta letteralmente degenerando. E nessuno avrebbe parlato di gente che accetta le persone di colore perché Ken è nero, segna in Italia e ora fa vincere la nazionale. Allora, le persone vanno accettate a prescindere dal colore della pelle, cioè non è che tu una persona nera non l'accetti, una persona bianca l'accetti, quindi già questo già metti in scena un razzismo che definire vergognoso è veramente usare un eufemismo, un epiteto secondo me abbastanza strano, un eufemismo forzato. Seconda cosa, veramente stiamo discutendo di Ken e non del valore di Ken, ma del colore della pelle di Ken? Cioè, del 2019 io devo vedere gente che insulta Ken perché è nero e indossa la maglia della nazionale italiana, dicendo su Twitter, no, ma quello non può essere italiano perché non ha la pelle di un italiano. Mannaggia la miseria, i vostri padri dovevano indossare i preservativi, perché i preservativi c'erano anche negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Se i vostri padri li avessero indossati, a questo punto non avremmo avuto tutte ste teste di cazzo in giro, perché questo è il discorso, siete delle teste di cazzo, perché se voi non foste delle teste di cazzo, voi non andreste a parlare del ragazzo perché ha un colore della pelle diverso dal vostro. Nel 2019, non nel Medioevo, nel 2019, non nel Medioevo, nel 2019 ancora io devo sentire queste cose, e non nel Medioevo, ma voi parlereste del ragazzo semplicemente di cose tecniche, quindi se vi piace come gioca, che posizione ricopre in campo, trattereste Ken come qualsiasi altra persona. E poi vogliamo parlare per cortesia di tutti i geni straordinari che dicono che Ken si è preso le luci della ribalta nonostante la partita fosse stata fatta da bare a Pistocchi? Perché non ti chiudi quella bocca? Perché Pistocchi parla sempre e si accanisce su un ragazzino di 19 anni che potrebbe essere suo figlio? Ken è già fortunato a non avere un padre del genere, ma perché Pistocchi si accanisce su un ragazzo di 19 anni che se fosse stato del Milan o dell'Inter o della Roma nessuno, voglio dire, avrebbe attaccato? È normale che Ken si sia preso le luci della ribalta, perché a 19 anni sta letteralmente cambiando il modo di vedere appunto i 19enni nel calcio. Poi giustamente ragazzi, è normale che abbia più risalto mediatico perché nella Juve gioca in una delle squadre più forti del mondo, accanto a determinate persone, in una squadra che vince lo scudetto da 8 anni, che ha fatto 2 finali in 4 anni, che ha ottimi risultati economici europei, quindi è normale che salti all'occhio di più rispetto, che ne so, al ragazzino della Pro Patria che fa fenomeno in Serie C. Lo riuscite a capire oppure semplicemente serve un disegno? Perché io tutto questo razzismo celato, perché questo è razzismo celato, io sinceramente mi fa schifo, mi fa veramente un schifo impressionante, perché tu devi essere una cattiva persona per spostare l'attenzione da quello che fa Ken in campo a quello che è Ken nella vita, cioè una persona semplicemente che ha un colore della pelle diverso dal tuo. Come se potessimo dire, come se noi dicessimo ad esempio, ok,
Sai che c'è Matuidi è un buon giocatore, però giustamente guardate che ci stupiamo perché Matuidi è un buon giocatore, ma è di colore. Sono cose razziste, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi.